Oggi facciamo una cosa diversa, parliamo di equilibrio. Ok. Equilibrio che significa rimanere in piedi e poter fare tutte quelle cose, anche camminando, mantenendo un giusto equilibrio. Cioè, se io sto così, con le due gambe unite, il mio equilibrio è minore, cioè facilmente sono attaccabile. Ok. Se ho le gambe aperte, come le anche, aumenta la mia base d'appoggio, ok? E quindi ho un equilibrio maggiore. Tant'è vero che se guardate quelli appassionati di arti marziali non staranno mai con i piedi attaccati, ma staranno con le gambe divaricate, aperte, e cercheranno di mantenere questa posizione. Ora io vi introduco questa cosa sull'equilibrio per parlare di del primo degli esercizi che in questo momento imperversano ovunque, il primo tibetano, non so se qualcuno ne ha sentito parlare, sono una serie di esercizi che si dice che aiutino a vivere meglio, a rendere il corpo più flessibile e più energico, tra virgolette, in senso di energia sottile. Ok, il primo tibetano, ci arriviamo un attimo con calma, cominciamo a fare questo movimento, ognuno in base alla sua situazione, se lo gestisce come vuole, sto con le mie gambe parallele, quindi vado a girare di 90 gradi e rimetto le mie gambe ancora parallele, giro ancora, mezzo giro, un quarto di giro e sto ancora con le gambe parallele. Ancora giro e sto con le gambe parallele e ritorno su me stessa, gambe parallele. Con questo schema, cioè di ritornare sempre, iniziare con una gamba, quindi ruotare un piede e mettere l'altra gamba parallela, innesco il sistema dei giri su me stessa. Questo vado a fare mezzo giro per volta, ok? Con le gambe parallele. Vedete che io sto in un paesaggio in salita, quindi sono un po' in difficoltà, però la cosa ci può mettere ancora più, diciamo, ci fa ancora di più allenare l'equilibrio. Non che lo debba fare in questa situazione, ma in piano vado a fare questi giri su me stessa. I giri vanno fatti nel senso delle lancette dell'orologio, in questo modo, e vanno fatti ogni serie, si incomincia con una serie da 1 a 3, quindi 3 giri su se stessi con le braccia aperte e la testa che segue il movimento del corpo. 1, 2, 3. Che succede se io magari ho fatto, non sto ancora bene e ho difficoltà a fare i giri su me stesso? Non li farò mai veloci, li farò con quel giochetto che facevo vedere all'inizio, cioè li faccio facendo un quarto di giro per volta. E in questo modo ricomincio a mettere in gioco il mio senso dell'equilibrio. Quindi, quando inizierò a fare bene questi miei primi 3 giri, potrò nel tempo aggiungere altri 3 giri. Da 3 passerò a 6, da 6 passerò a 9, fino ad arrivare a un massimo di 21 giri. E questo è il primo dei 5 tibetani. Quindi, braccia aperte e giro su me stessa, il respiro è naturale, per 21 volte. Ci sono delle persone che li fanno molto velocemente. Non so se voi da piccoli lo facevate, anch'io da piccolina mi divertivo a girare molto velocemente. Questi non serve farli velocemente perché devi sentire esattamente dove ti trovi in quel momento, quindi devi fare abbastanza tranquillamente, con calma. E questo è il primo dei 5 tibetani. E con questo è tutto.
Ciao!